che tu possa vivere una vita lunga, riportarci lui, dice, dopo un cenno della sua mano. Bella a tutti, ragazzi, benvenuti. Sono sempre molto morto. Siamo qui a End of Fate 2. Allora, riprendiamo da dove avevamo lasciato l'ultima volta che noi avevamo fatto, avevamo completato praticamente la missione del matto. E se non mi ricordo male, c'era quella del You and mago. I will travel a ways together. Eccoci qua. I will teach you all I know, and you will destroy he who has taken my place. Va bene. Allora, noi questa qui l'avevamo fatta e adesso abbiamo quella del mago. Ho notato una cosa molto carina, che io, nonostante questa l'abbiamo già fatta, se io la seleziono, praticamente io posso rifare la storia, ma con le carte nuove che ho trovato. Vedete, per esempio, questa l'ho inserita dentro, è nuova. Queste sono tutte carte nuove che ho trovato in questa missione. Io volendola posso rifare inserendo le carte nuove che ho trovato in questa stessa missione, quindi il percorso cambierebbe. Un'altra cosa figa che ho notato è che addirittura io, il problema di Malacalypse, che era praticamente la missione, del matto, della prima, praticamente questa qui che abbiamo fatto, io non la posso più inserire perché l'abbiamo già fatta, è finita, noi abbiamo già ricevuto la monetina della missione praticamente uccidendo il boss finale. Addirittura noi il lato del mercato, questa praticamente è l'equivalente di questo, solamente che è differente, perché questo è il lato del mercato, questo è il problema di Malacalypse. Quindi io credo, se non mi sbaglio, che io potrei rifare la stessa missione sia con un percorso diverso fatto da carte nuove, ma sia con un boss finale diverso, quindi con una storia diversa. Quindi la stessa missione rifatta sarebbe completamente diversa alla fine. Adesso noi non la faremo perché io voglio andare avanti, però se è veramente così, poi magari la prossima volta lo vediamo, sarebbe una figata assurda. Perché vuol dire che lo stesso gioco noi lo possiamo giocare tante volte, anche la stessa missione la possiamo fare tante volte, quindi questo gioco si espanderebbe molto a livello di giocabilità, a livello di ore giocate effettive. Allora, il mago, questa vedete che essendo la prima volta che la facciamo, praticamente noi abbiamo l'imbroglione che dovrebbe essere il nostro compagno. Poi gli incontri noi possiamo scegliere le carte che abbiamo già trovato. Vedete, io posso, per esempio, voglio metterci questa delle acque profonde, che è quella che praticamente ci hanno fatto l'agguato. E perché mi dà delle cose, vedete, c'è scritto equipaggiamento, ottieni risorse, dadi e combattimento. Quindi ti dice le cose positive, le cose negative della carta, è molto utile. E chiaramente quelle nuove è sconosciuto, quindi noi metteremo tutto nuovo. Perché io sono anche curioso, oltretutto. Queste le lasciamo indietro. E ne possiamo aggiungere 5, infatti sono 5, infatti sono 5, non le abbiamo aggiunte. E poi equipaggiamento, possiamo mettere sia le armi praticamente nuove, io ho messo tutto perché 5 posti dava per mettere tutto, e abbiamo l'ascia del guerriero che abbiamo trovato, la lama cardinale che non abbiamo provato, la spada del soldato, il bastone della purificazione che non abbiamo trovato e lo scudo. In questo caso le metto tutte. Però vedete, questi due sono nuovi. Le metto tutte perché ho 5 posti e c'entrano per tutte. Poi anche qui bisognerà fare delle scelte. Quindi questa cosa qui della modifica abbastanza, secondo me, anche profonda della stessa missione, della missione che abbiamo appena fatto, della missione che abbiamo fatto precedentemente, secondo me è una grande figata. Comunque facciamo il matto. Facciamo il mago, scusate. Avviamo, sono proprio curioso. A casual call to heroism. How many adventures start thus? Ok, questa è la monetina, c'è la ricompensa praticamente. For 100 years I have thought about nothing but the game. I was defeated. It is true. I became complacent long before then. I thought I knew everything about the game and what it could be.
Now you see before you the extent of my research. I have crafted this game anew. Allora, cioè abbiamo di nuovo Malacalypse tra i piedi. Non è proprio la mia simpatia. La conversazione che sta intrattenendo con un mercante di pellicce viene interrotta dall'arrivo di Malacalypse che ha paracitato. Le voci parlano di guai al confine dell'impero. La città di Westwed soffre molto la piega del morbo. Ti dice Westwed? Scopri altre informazioni su Westwed. Scopriamo altre informazioni. Cosa vuoi sapere? Chiedi informazioni sulla protezione dell'impero. Chiedi cosa rende Westwed speciale. Chiedi dove si trova Webstand. E vuoi chiedere, chiediamo sulla protezione dell'impero. Una piccola guarnigione di soldati dovrebbe proteggere la città, ma quanto sembra sono tutti morti, dispersi o ubriachi. Boh, quindi dovrebbe essere abbastanza facile. Dove si trova? Westwed si trova al confine dell'impero, mentre l'imperatore volge le sue attenzioni alla capitale, ai suoi nobili e mercanti, che si trova ai margini. Che si trova ai margini viene trascurato. Ok. Va bene. Andiamo. Ritorni ai mercanti e chiedi se qualche mercante diretto a Westend possa aver bisogno di una scorta. Hai tre opzioni: un muratore, un carro con del cibo, un fabbricante di armi. Allora, abbiamo tre modalità di percorso. Cioè, possiamo salire su un carro di un muratore, credo. Il carro del cibo o un fabbricante di armi. Io direi il fabbricante di armi... potrebbe essere buono, potrebbe essere nocivo, nel senso che il fabbricante di armi potrebbe sicuramente durante il percorso riceverà degli assalti perché trasporta un carico prezioso, però se lo salviamo, credo, perché lo sto giocando insieme a voi ragazzi per la prima volta, però potrebbe anche darti qualche arma buona, quindi dai, rischiamola, penso sia forse la strada più pericolosa da fare insieme. Riesci ad ottenere un passaggio scomodo piegandoti tra molte attrezze di un fabbricante d'armi diretto al lontano ovest. Eccolo qua. Ah no, questo ce l'ho già. L'arma del cardinale. Ma qui dovrei scegliere tra due, da quello che forse. Vuoi equipaggiare l'arma del cardinale. L'arma del cardinale. 8 lame, richiede 10 colpi, spara lame magiche in 8 direzioni, si è attivato. Le lame infliggono 20 o 40 danni a corrotti. Ah, quindi questa è già una lama magica. Distruttore dell'armatura, colpisce infliggendo aggiuntiva all'armatura, a una mano. Questo pare trascurata. Esegue un colpo potente che causa 225% di danno dopo 9 colpi, arrugginito, ma vabbè, dai, questa sicuramente. Arriva la città di Westwed. Potrai difendere la città e avrai bisogno di rintracciare quanti più soldati dell'impero potrai prima che il morbo irrompa. Ok, quindi è una corsa contro questo morbo che non ho capito ancora di cosa. Always treat those who feed you with respect. Even I stand by this rule and I have respect for few. Allora, ragazzi, ho notato che abbiamo pochissimo cibo. Io pensavo che dalla missione precedente ti potevi trasportare il cibo. Allora forse era meglio il carretto del cibo, così magari ci dava qualcosa. Ti imbatti in un carretto di legno traboccante di pere e torte e molti altri oggetti. Un profumo delizioso si diffonde dal carretto. Malacalypse scuote il capo. Povero vecchio Chester! Ecco perché non dovresti mai farti sedurre dai sotterfugi delle donne, succube del denaro. Ti spezzeranno il cuore e ti lasceranno a vendere le tue torte al limone, con scarso senso degli affari. Pessimista. Il vecchio contadino cerca di vendere le sue merci ai passanti. Torte, crostate e bugie esotiche. Sempre un vecchio in tutte le missioni. Chester annuisce in maniera cupa quando ti avvicini. Cosa vorresti comprare questa mattina tremendamente ucciosa? Compra le crostate, compra torte, compra bugie esotiche e partire. Ho 10 di moneta, ma io direi che cibo ne ho poco. Potrei comprare le torte. Ti passa una torta con cannella e caramello. Mozzica buona.
Come sempre le crostate si vendono bene, anche oggi Chester esamina il suo scrigno di monete prima di decidere finalmente il prezzo. Quindi va in base a quanto guadagna il prezzo. 10 mizzica, come 10, oh. Paghiamo, dato che ho poco cibo. Ok. Però mi hanno dato tanto di cibo, eh. Va bene, va bene. Ne avevo veramente poco di cibo. Andiamo avanti. Commerce thrives in even the most unusual of locations. Allora, siamo in un negozio, un emporio. Possiamo partire, comprare equipaggiamento. Compra cibo. Vendi equipaggiamento. Vai, potete vendere. C'ho solo questa? Non ne avevo 5. Forse le devo pescare. Niente, allora partire. La vecchia fa scivola. She has done rather better than I in the time that has passed. Ok, sono tutti vecchi qua. Camminando attraverso una foresta erbosa incontri una fragile anziana fanciulla. Si ferma per salutarti. Per secoli ho aiutato i mortali che si perdono nella mia foresta. C'è qualcosa che posso fare per aiutarti nel tuo viaggio? A parte la leggera nuova che mi servirebbe. Chiedi provviste, chiedi una vita più lunga. Mi servirebbe proprio una vita più lunga. Che tu possa vivere una vita lunga, di mortacci, lui dice. Dopo un cenno della sua mano, vecchia e tremolante, percepisce una sensazione piacevole sul corpo. Ah, buono. Quindi questo è tutto un percorso positivo, di preparazione. L'Empire reaches too far. The North has gone from a loose collection of tribes to something to truly fear. Trovi dei soldati dell'impero legati da degli uomini del nord. Allora, io da quello che ho capito dovrei essere dalla parte dei soldati dell'impero, perché devo andarli a praticamente avvisarli di questo morbo o cercare di salvarli da questo morbo. Non ho capito perché mi devo interessare a questa cosa, che potrei anche farmi gli affaracci miei. Ma va bene, quindi combatti per liberarli, prendi 10 monete d'oro che mi servirebbero. Quindi ragazzi, anche questa cosa, decisione bene o male, è molto interessante. Noi li combatteremo per liberarli perché mi interessa il combattimento. Però poi magari potremmo anche, volendo, farci una ipotetica seconda serie e fare scegliere tutte le decisioni negative e essere perfidi fino alla morte. Combattiamo. Prepari la tua arma. Quindi l'imbroglione mi aiuta se la scappa come sempre. 110 di vita, eh. Arma magica. Ah, il bardo, l'imbroglione, non ci credo. Ma che è, mago? Guarda, Calypso è un mago giullare e un vagabondo. Io pensavo fossi solo un vagabondo. Scusa. Quando attivate un imbroglione, è un ladro, è un infame, è un traditore. Scusa, ho capito male. Quando attivate un Calypso, lancia un cantesimo protettivo su te che consente di bloccare un colpo singolo. Bravo. Comunque, ragazzi, questo affare dei compagni che ti aiutano è spettacolare. L shift sodale, mossa finale, R abilità arma, troppi tasti, già di mio non ci capisco. Guarda che arma. Minchia, come sono grossi questi. Ma ragazzi, pigliali, sono grossi verso il mezzo. Grande mala. Aio, 10 al colpo. Sparare, è un siringone. Oh, aspostite. Beh, uno è andato, però ho preso anche qui. Bello come lo piglia pieno, però. La spada sembra un siringone. Vabbè, abbastanza facile, poi ho sempre preso, prendo sempre colpi di troppo.
Allora, vedete, praticamente come noi inseriamo le carte dell'equipaggiamento che vogliamo, però non da subito lo dobbiamo trovare, io direi questa che è anche nuova, che non l'ho ancora provato. Danno alla difesa, conte corrotti, difendi, infligge 30% di danno alla tua arma, buono. Riduce la velocità di movimento un 10%. E scudo, vabbè, per difendere una mano, continua. A shield in more ways than Ok. one. Anche 10 di oro, ottimo. Hai ottenuto due reclute? No, non ci credo. Adesso li ho liberati che si combattono per me. Che figata. Questo non lo sapevo, ragazzi. Quindi ho Here we Malacalypse begin con to me see e one due of the small soldati. ways I've changed the game. Each challenge differs both in their rules and their objectives. Even those cards which were once the stairs now vary per challenge, as you will see. Allora, la campagna della torre di West Wind risuona febbrilmente. Il banditore della città grida: "I corrotti sono in città! Hanno fatto irruzione dalle fogne del vicolo dei Pinocchi! I nostri valorosi soldati sono andati laggiù per risolvere il problema!" Arrivando e trovato i pochi soldati rimasti a West Wind, radunati all'entrata del quartiere più povero, il vicolo dei Pinocchi. Non possiamo permettere che la corruzione si diffonda. Per il bene della città dobbiamo liberarci di chiunque mostri i segni del contagio, anche solo una minima parte. Unisciti ai soldati o continua ad esplorare? No, noi abbiamo fatto tutte le carte. Unisco ai soldati. Ti unisci alla lotta contro i corrotti. Ah, ok, non ho capito che era una lotta. Quindi abbiamo due soldati dalla nostra parte. Malacalipse, Malacalipse, mare forza 9. Oh mamma mia, ma questi sono zombie, altro che corrotti. Gli infetti, i primi tocchi della corruzione fanno emergere. Inizia che se questi sono primi, gli ultimi come sono? Gli elementi più oscuri delle proprie vittime. I nemici corrotti sono deboli e possono essere messi al tappeto quando la salute è bassa. Usa una mossa finale prima che si riprendano. Ok. Ragazzi, se fate tutto voi. Infatti, fatemi prima, fatemi andare via. Aio, non è che mi attaccano qualcosa di brutto questi? Meno male che avevano poca vita, ragazzi. Sono morto. Bello comunque lo scudo, non ce l'ho fatta a caso. Bello lo scudo, mi piace. Poi vedremo, ragazzi, se più avanti ci saranno anche delle armature fighe, roba del genere. Ok. Eliminata la minaccia dei corrotti, ti assicuri che questi soldati sopravvivano per dare il sostegno alla difesa della città. Ho ottenuto 3 reclute, quindi adesso siamo a 3. Ah no, 5! Ok, buono. Quindi 5 più Malacalipse. Malacalipse? I soldati ti aiutano. Perché? Perché? I soldati ti aiutano a rivistare in cerca di oggetti sui resti delle povere anime cadute per mano della corruzione. Un equipaggiamento. Ma io sta roba qui non la vorrei perché è più debole. Magari la vendiamo. Cioè, questo è uno scudo inferiore perché ce l'avevo anche prima. E questo lo usavo nella missione precedente. Vuoi che... No, no, non lo voglio equipaggiare. E 10 di oro, buono, buono. Altri 10. E nuovo percorso. Mi piace da morire questo gioco qua. Vabbè, ragazzi, io penso di concludere qui questo secondo episodio. Anche perché si è fatta una certa. Insomma, diciamo che credo che dividerò in due gameplay ciascuna missione, anche perché è vero che ogni missione che bisogna fare è abbastanza lunghino, cioè dall'inizio, poi credo che sarà ancora più lungo, ma quindi lì poi vedremo il da farsi. Comunque, ragazzi, questo primo episodio del mago lo concludiamo qui, nel prossimo gameplay che lo posterò a breve, ci sarà il secondo e poi andremo avanti sempre nelle missioni. Vi
E credo che lo porterò fino in fondo, perché a me mi sta piacendo, mi sta appassionando, anche se comunque non vedo molta relazione tra una, diciamo, la storia tra una missione e l'altra. Io pensavo che ci fosse una storia globale, un insieme molto più unito, invece vedo che ogni diciamo missione cambia un po' completamente la storia, anche se poi ti porti dietro i personaggi delle missioni precedenti, quindi un legame c'è, anche se storicamente mi sembra un po', diciamo, una cosa, ogni missione sembra che abbia una storia a sé. Comunque ragazzi, poi vedremo piano piano andando avanti, poi magari dopo si ricollega tutto. E comunque vi ripeto, a me sta piacendo, quindi lo porterò, credo, spero, fino in fondo. Quindi ragazzi, come sempre, lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate, che come sapete mi fa piacere parlare con voi. Ci vediamo alla prossima, ciao!